Mi chiamo Carmela, piacere. E oggi passeremo 2 ore assieme. Un'ora qui in classe, dove faremo un laboratorio di astronomia. E poi andremo giù in aula magna, dove ho montato il planetario. Gli scienziati che studiano gli astri si chiamano astronomi. Cosa sono gli astri? Ma parliamo di una stella in particolare, quella che conosciamo meglio di tutti. Sole. Il Sole. Sul Sole c'è il fuoco? No. Lava, magma. Chi dice di sì alzi la mano? Chi dice di no alzi la mano? Chi si astiene alzi la mano? Se il Sole fosse stata una palla di fuoco, si sarebbe già spento miliardi di anni fa. Assomiglia al magma del vulcano, ma non è neanche magma, è fatto di gas. C'è un gas che si chiama idrogeno. Dove lo troviamo? Nell'acqua. Nell'acqua. E poi un altro gas, HE, che vuol dire elio. Dove lo troviamo? Quando giri! Quando lo respiriamo ci viene la voce tipo quella di un cartone animato, vero? Cos'è che parte dal Sole, dalle stelle, arriva fino a noi e noi possiamo studiare? Il calore. I raggi? La luce. È vero, noi astronomi siamo gli esperti di stelle, pianeti, asteroidi, meteoriti, corpi celesti in generale. Ma in realtà siamo gli esperti della luce. Di che colore è la luce del Sole? Trasparente. Bianca. Rossa. Sì o no? No. Arancio? Sì. Giallo? Sì. Verde? Sì. Azzurro? Sì. Indaco? Sì. Sarebbe il blu cobalto, giusto? Ah. Violetto? Sì. Qualche altro colore? Bianco. No. Tutti quegli altri. I 7 colori de? Arcobaleno. C'è stato uno scienziato, un certo signor Isaac Newton. Newton ha scoperto che quando un raggio di luce passa attraverso una goccia di cristallo, una goccia d'acqua o attraverso un prisma, la luce viene leggermente rallentata e si diffrae, cioè si divide nei suoi 7 colori. Però noi delle stelle non sappiamo mica solo di cosa sono fatte, sappiamo anche quanti anni hanno. Voi, se foste delle stelle, sareste delle stelle giovani o delle stelle vecchie? Giovani. Boh, io non lo so, devo provare. Ho portato questa. È una placca di infrarossi. Vi farò poggiare a tutti il dito sopra. Cosa fanno gli infrarossi? Catturano il calore. Sto per darvi l'età stellare.